Salve e un cordiale benvenuto a tutti voi. La pioggia qui cade ininterrottamente ormai da ore. Noi, così come pubblico, non possiamo far altro che essere contenti del verdetto dei giudici di gara, che dopo qualche titubanza hanno determinato che il match può essere giocato. Le condizioni del terreno non sembrano peraltro ideali a giudicare da qui, ma le squadre si sono preparate per offrirci il meglio in qualsiasi situazione. Tra l'altro, molti calciatori mi hanno detto di divertirsi un mondo in partite così, quando finisci negli spogliatori coperto di fango e con la sensazione di aver lottato senza quartiere. Prova la conclusione aerea. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. C'è la palla lunga in avanti e ora deve concludere. Il Barcellona al calcio di punizione. Va via di forza. Buon lancio. Messi gioca con un pallone lungo, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Messi. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Scodella in avanti. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Si riprenderà con una rimessa laterale. Jordi Alba, di forza. Può crossare in area. Messi. Il loro giro di palla è sublime, a volte sembra quasi che stiano prendendo in giro gli avversari. Beh, in un certo senso il loro possesso è una sorta di sfida. Invitano gli avversari a pressarli, a riconquistare il pallone. D'altronde, se ti nascondono il pallone, tu non puoi fare nulla, se non continuare a correre in una specie di torello. Da lì può concludere! Luis Suarez ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Messi. Mette il turbo. Musa. Questo errore potrebbe essergli fatale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Recuperano il possesso del pallone. Piqué. Guadagna metri. Può cacciare e prova a tirare. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Le sue capacità fisiche sono straordinarie. Non ha segnato in questa occasione, ma ha dimostrato la sua pericolosità. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Occhio, può andare.
Grande, può tentare la conclusione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Messi. Pallone lungo, in verticale. Lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E il primo tempo finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Soltanto pochi palloni. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Musa. Prova sul secondo palo. Dembélé. Ottima pressione la sua, palla recuperata. E passa. Vidal. Il Barcellona si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ottima progressione, palla al piede. Decide di sfruttare la fascia. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. La difesa fa il suo, allontana la palla. C'è la palla lunga, in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Jordi Alba. Scodella in avanti. Buona la sua progressione palla a piede. Lotta, ma perde l'equilibrio. La mette sulla sinistra. Dembélé. Pallone lungo, in verticale. Scatta verso il pallone. Si libera la grande. Ci mette. Fallo, nessun dubbio. Ecco Dembélé. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Giuliano ha spazio sulla fascia. Cross in arrivo. Allontana il pallone. Jordi Alba riconquista la palla. Filtra la palla in profondità. Passaggio profondo per Dembélé. Aiai, stanno correndo. Vuole il pallonetto!
Tiro davvero da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Può colpire! Palla dentro, c'è il gol! Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Costringe l'avversario al fallo. Maicon. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Prova a metterci il piede. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Se ne va. Scodella il cross. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. C'è spazio, occhio. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Cerca di allargare il gioco. Il tentativo però non è dei migliori. Griezmann. Questa palla è per lui. Ecco Luis Suarez. Palla filtrante per Messi. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Alza la palla in profondità verso un compagno. Lenglet. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Non ha giocato male la difesa, davanti però poco e niente, poco cinici gli attaccanti e alla fine ne è uscito un risultato negativo. Luca, che ne pensi della partita di oggi?
Sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo. Ecco il tiro, fantastico gol del Portimonense! L'equilibrio è durato poco, a questo punto la partita si fa ancora più interessante. Una rete che si è costruito tutto da solo, che iniziativa, che senso del gol! Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Tiene un buon calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Ecco Ilicic. Cross di Ilicic. Centi, miracolo di Sirigu. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Cesc Fabregas tenta la fonda sulla destra. Scatta verso il pallone. Roberto Firmino riceve un bel pallone. Cross tagliato al centro dell'area. Fabinho pronto dalla bandierina. Xhaka. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Vieira. Palla oltre la linea, gioco fermo. Allunga il piede verso il pallone. Messi. Accelera sulla destra. Messi. Si spinge in avanti sulla destra. Messi. Filippo Inzaghi! Completamente fuori misura. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Non una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ilicic. Cross di Ilicic.
il Barcellona al calcio di punizione. E questa è certamente una buona opportunità. Questa è proprio la sua posizione. Da qui può fare male. Christian Eriksen. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. Va a colpire di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. La difesa lo ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Messi. Va via di forza. Palla in mezzo. Granit Xhaka. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Virgil van Dijk. Manas. E passa Ilicic. Cross di Ilicic. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lungo passaggio in avanti. Javi Martinez. Luis Alberto. Messi. Christian Eriksen. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Vieira. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Granit Xhaka prova la fondo sulla destra. Prova a verticalizzare. C'è la palla lunga in avanti. Messi. Prova l'incursione in avanti. Prova sul secondo palo. Prova a tirare al volo. Corpo all'indietro e palla alta. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Javi Martinez. L'appoggio sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. C'è il tiro al volo. Bel tiro! Sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Barcellona stava per impattare la gara con l'ultimo pallone giocabile di questa prima frazione. Sforzi finora vani. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si libera la grande. C'è l'opportunità per il contropiede.
ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Non riesce a mantenere il possesso. Luis Alberto. Messi. La butta dentro. Può tentare la... Miracolo di Sirigu. Salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Prova a tirare al volo. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Virgil van Dijk. Alla peggio nello scontro di forza. Christian Eriksen. Messi. Luis Alberto. Palla filtrante per Luis Alberto. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Il Barcellona ha fatto bene in questa occasione. Azione fallosa, nessun dubbio. Pallone lungo in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Messi! Prova il tiro. Il portimonense al calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato, e penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Adrian guadagna metri verso la porta avversaria. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Roberto Carlos riconquista la palla. Riprende splendidamente il tempo e scivolata. Ecco un'altra rimessa laterale. Crossa il pallone a centro area. A questo punto del match non possono restare nella loro metà. Christian Eriksen! Poteva essere l'occasione per un pari. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Il suo sguardo dice tutto. Granit Xhaka. Costringe l'avversario al fallo. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Adrian, di forza.
allontana la palla. Sanonè. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Occhio al cross. Devono cercare di essere più concreti. Occhio al tiro. Miracolo di Sirigu. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Vieira. Scodella in avanti. C'è il cross. C'è il tiro da lontano. C'è la palla lunga in avanti. E l'arbitro dice che può bastare. Non ha giocato male la difesa. Davanti però poco e niente, eh? Poco cinici gli attaccanti. E alla fine ne è uscito un risultato negativo. Il gol subito nel primo tempo li ha condizionati negativamente e non sono mai riusciti a rientrare davvero in partita. La nostra telecronaca termina qui. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti.